Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo in queste due celle, che in realtà è un'unica cella, dove si racconta che il 5 ottobre del 1925 Padre Pio è stato operato d'ernia, pensate, senza anestesia, in questa stanza, che raccoglie un po' i ricordi di quello che accadde. Ma noi qui, ecco, facendovi anche... Ecco, facendovi anche dare uno sguardo su quello che è accaduto, non vogliamo raccontarvi questo, ma vogliamo parlarvi del coraggio mostrato da un soldato nel vincere il rispetto umano. Perché raccontarvi questo? È un tema che il giovane frate Pio da Pietrelcina scrisse nel 1904, pensate un po', a Sant'Elia Pianisi. Lui scrive questo tema perché il padre precettore, così come li chiamavano gli insegnanti d'epoca, gli davano dei temi e lui racconta di questo Giovannino, ecco, questo soldato Giovannino. Giovannino, figliuolo di onesti e religiosi genitori, essendo in età di 10 anni, restato orfano di madre, ebbe per ricordo della stessa, presso il letto di morte, cioè prima di rendere la sua anima gloriosa a Dio, una coroncina della Beatissima Vergine, la quale con grande devozione venne conservata da Giovannino per tutta la sua vita. Egli professava una grandissima, singolarissima devozione alla Santissima Vergine, perciò non faceva passare mai giorno senza recitare ora il rosario, ora un'altra devozione. Infatti, a 20 anni, essendo sotto le armi ed essendo ben persuaso non esservi altro scudo più forte da combattere i nemici quanto la sincera devozione alla Gran Madre di Dio, perciò portò con sé ancora la sua coroncina, da lui teneramente amata. Facendo il militare nella città di Torino, avvenne che un giorno, scrive sempre Fra Pio nel suo tema, passeggiando con altri suoi compagni in un cortile, smarrì il suo caro tesoro. Avendola trovata un soldato, comincia con alta voce a gridare: il rosario, dov'è allora dunque il bigotto?» Ma nessuno rispondeva. Quando ecco se ne accorse Giovannino, si frugò in tasca e non trovandovi la coroncina si fece avanti e superando ogni rispetto umano, come si dice, «datela a me, perché l'ho smarrita io». Allora i compagni raddoppiarono le grida dicendo: «il bigotto, eccolo qui, il bigotto, il bigotto». In quell'istante si trovò a guardare tutta la scena, l'ufficiale, il loro ufficiale. E veduto ed osservato tutto, scese in cortile, fatta prima una buona sgridata a tutti coloro che avevano preso in giro l'altro militare, maleducati, i religiosi soldati, chiamato Giovannino alla presenza di tutti, gli fece un grandissimo elogio e gli disse: «Figliolo mio, cammina sempre su questa strada perché sarai perfetto». Giovannino seguitò a fare la sua carriera e in breve fu acclamato anche ufficiale. Ecco adunque come vengono premiati i devoti di Maria.